Buonasera a tutti. Siamo Giulia e Lino di Franca e Belli Dentro. Ripeto che Franca non c'è e stiamo benissimo. E continuiamo con Paper Mario. Giulia continua con Paper Mario. Non mi ricordo già più che cosa abbiamo fatto la volta scorsa. Non hai salutato i nostri amici. Sembra Ciao. una chat di quelle. Dove stai andando? Ma non controlli niente in giro? Non guardi nulla? Volevo un attimo capire anche che cosa c'era da fare, perché neanche me lo ricordo. Ci sono innanzitutto dei buchi da tappare, un sacco di posti segreti, tipo questo. Martella in giro, martella in giro. Si troverà un collezionabile che è la torcia del castello di Peach. Voilà. Martella, martella e fiore. Se ti ricordi, nello schermo precedente non abbiamo trovato praticamente nulla. Che mi ricordo che avevamo battuto una specie di boss. Specie. Sì, ma era. Non era proprio un boss, eh. Anche perché lo scontro vero e proprio non c'è stato. No, Volevo vedere se c'era. c'è niente. Bene, bene, dai. Allora, lì ci sarebbe l'entrata in casa, proviamo a vedere. Chiuso. Penso che sia un negozio di armi. Non apri? Laboratorio bellico, infatti, per Todd, tosti e tonici. I TTT. TTT. Ah no, noi dovevamo ritrovare Luigi. No, Sì, lo so, però secondo me questa stavo. qui è una stanza un po' troppo grande. La vuoi esplorare subito o facciamo qualcos'altro prima? Questa l'area deve essere un museo? O il comune? Un museo. Lì c'è un tubo. È proprio. Immaginavo. Di solito. Altra estremità del tubo è chiuso, ok, ci sarà da liberarla allora probabilmente. Sarà tipo un. Leggi. Bazar. Armi e oggetti. Sarà chiuso, esatto. Ah, lì ce n'è un altro. Quella è una cassa. Quello lì è un salve. Sì, no. Salva con la S, questo qui è una cassa. Salta. Perfetto. Cassa delle monete. Prima di andare avanti lì, vai a vedere anche indietro. Perché se ti ricordi c'era quell'affare là da chiudere, vedi? Che aveva morsica stava morsicando il. Come si chiama? Perfetto. Prova a vedere se si apre. C'era dentro qualcuno? No. Borgo Todd è in rovina, mostri di cartapesta per le strade. Io fuggo per ora. Lunga vita alla principessa. Chissà di chi è questa casetta. Come tutti i giochi di ruolo che si rispettano, dobbiamo rubare nell'armadio, eh. Oh, sì. 100 monete di cartone. Quanto valore? Ladrare nell'armadio. Secondo me non c'è nient'altro. Controlla la finestra. Ah, brava, hai ragione a picchiettare in giro perché abbiamo visto che. Faremo anche gameplay poi di Harry Potter. La Giulia è contenta, non piacciono tanto i gameplay. Che si sente sotto stress? Come È per quello che mi è venuta la colite. mai? Ma è molto bello vedere la colite. Suona strana la colite. È molto bello vedere nel tempo. Poi tra un po' di anni tiri fuori e ti ricordi queste serate qui bellissime, no? C'è una porta sul retro. La celeberrima porta sul retro. Si è bloccato. C'è un collezionabile, c'è anche un gumbone. Ma abbiamo capito che nei cosi stanno solo collezionabili. Altoparlante del campeggio, che è quello che è cascato, infatti, quello che abbiamo fatto cascare l'altra volta. Aspetta, hai visto lì sotto? Magari c'era qualcosa. Mi sembrava di no, eh.
Ma dietro al cancello? Non l'abbiamo notato bene. Controlla bene. Un secondo. Guarda. Prova a calpesta, no? Martella. Lì giù. Martella. Martella in giro, martella in giro. No, non c'è niente, sono soltanto dei. Niente, niente. Ma no, basta. E tra l'altro non ne ho beccato manco uno di fiori. No, no. Qualcosa sì, dai. Va bene. Andiamo. La musichetta è molto bella, devo dire. Lì c'è la cassa. Saltati sopra. Anche la martellata. Allora, convenienza, cortesia, qualità, accessori. Anche questo qui sarà chiuso perché immagino che tutti gli shop apriranno poi quando avremo salvato il borgo almeno. Ti conviene salvare prima. Io sbaglio sempre. Vai. Sarà chiuso, secondo Ah no. Ok, semplicemente ti conviene tornare indietro per vedere bene quello che mi hai lasciato indietro. È semplicemente un teletrasporto, quindi non è niente di eclatante. Ah, me. perché c'è il buco lì, vabbè, C'è ma il tizio buco, sì. timido lì. Vai a vedere a sinistra. Tipo timido. Non l'ho visto. Si è incassato nella porta. Ah, questo sarà probabilmente il punto che si sblocca quell'altro che era giù lì nel tastro. Oh, là. Martella l'albero. Tu sbagli sempre il tasto, li confondi tutti e due sempre, è Ma vero? sempre. Sempre, cioè non c'è una volta che fai giusto. Martella lì. Quello lì. Allora vacci sopra. Stacca. Stacca. Brava. In teoria potresti provare, ma vedrai che ti porta dove era. Sì, dall'altra Prova, parte. prova, poi torni lì, torni indietro tanto, perché hai visto che ci sono delle cose lì da mettere a posto. Sì, è un teletrasportino. Ah no, è un altro. Fuck. Vabbè, butta giù e torna indietro. Perché qui se vogliamo visitare tutto, visitiamo tutto, eh. Non sarà un gameplay 100% perché abbiamo già mancato delle cose che non ho la minima idea di dove siano. E magari sono scemo io, sei scema te, non lo so, siamo scemi tutti. Anche. Sto scherzando. E non abbiamo visto nulla, però. C'è da dire che però tu hai avuto più spirito di osservazione. Vai su. E Vado direttamente di qua o torno indietro? no, vai su. Allora, cominciamo a esplorare tutto, se no. Brava. Beh, quel tasto lì te lo ricordo. Mi sa basta. Io. Ok, gira a sinistra. C'è qualcuno. Cioè, si sta mangiando un tipo timido. Ah, ecco perché diceva aiuto. Chiudi anche lì la porticella, sarà casa sua. Giulia. Com'è stato Giulia, possibile? Com'è stato Giulia, possibile? abbiamo perso 7 punti vita. Mannaggia. Mannaggia. Apri, bisogna fare il giro di lì. Vediamo. Ma non ci voglio credere. Recuperati. Li Controlliamo ho bene dato in come un giro. regio. Controlliamo bene in giro perché è il camino, il camino. Martellata il camino. Ma ci hai tirato una martellata sul mobile? Che non ho visto. Ok. Niente, tira la martellata anche dall'altra parte. Ma era Va bene. Boh, boh. va bene. Secondo me qua non succede nulla, No, va ecco. bene, va bene, Vado? va bene. Vai, vai. Ah no, perché c'è davanti. Anche Perché? ragione. Eh sì, c'è il fungo. E però come fai? Devo andare da lì. Davanti. Ma si riesce a passare? Sì. Non ho visto il cancelletto io. È quello cancelletto, sì. Martella. Ah, hai ragione. Martella. Martella. Vai a controllare dall'altra parte. Vediamo se troviamo un posto che ci permette di salvare il tipo timido. Guarda lì a sinistra. Moneta nascosta. Magari lui ci aiuta.
Grazie, sono in debito con te. Posso ripagarti subito con un'informazione molto utile. Se vuoi arrivare al castello di Peach, puoi passare per quelle fogne lì. Ah, le fogne. Ok, aspettiamo allora un attimo prima di... Lì si va avanti. E su questo... Controlla a casa sua lì. E quel robo lì che... Quale? Secondo me non c'è nulla. Ma la cosa che mi perplime è come andare a trovare l'amico. Che non durerà per tanto, immagino. No, non vai avanti qua, il ponte è crollato, non salta fino a lì. E ora come facciamo a raggiungere il castello di Peach lo sappiamo già qui. Non possiamo certo tuffarci in un tubo sotterraneo, attraversarlo, sbucare dall'altra parte come niente fosse, dico bene. E invece direi che è proprio quello che dobbiamo fare. Ma non adesso. Allora, lì la cassetta. Apri. Da là, un altro mobile. E non c'è niente. Però quello lì ti serve per saltare a prendere la... Vai a controllare il lettino. Ma che bello, sembrano tutte stanze dei bambini, è vero? Stanzette dei bambini con i... Con gli addobbi fatti di carta, tipo... No, Giulia. Un albero Se tipo. non hai, se non hai un responso non... Ah beh, ti dà le cose, vabbè, sì. Tanto... Fa come produce. Produce. Adesso provo anch'io a martellare l'alberello con il vaso. Vedere se mi dà. Da dietro c'è il tipo timido. Passiamo lì a sinistra che lo andiamo a beccare. Vabbè, fai prima lì, giusto. Boh. Ma hai visto il tipo timido a sinistra? A sinistra. Vai lì. Ecco, vai dritto. E c'è il tipo timido. Sta per finire, poi dopo dobbiamo andare a prendere, dobbiamo cominciare a martellare in giro per avere coriandoli. Ti ben terrorizzato. I terribili Goomba giganti sono apparsi proprio quando i Toad sono spariti. E poi ho sentito strani rumori, venire al castello di Peach, ma cosa sta succedendo? O pensavi che fossi un tipo timido rosso? Mi spiace deluderti, ma io sono uno... Sniffit. È un ma con la maschera? No, c'è la faccia tipo da... Parlaci ancora, scusami. Ah, niente, stessa cosa, stessa cosa. Pensavo ti dicessi qualcos'altro. Va bene, lo Sniffit lo lasciamo lì. E... brava. Ci sta. Senti la musica com'è drammatica. Più che drammatica è malinconica proprio. Vai a vedere dentro la casetta. Dentro la casetta, Giulia. Casetta, casona. Sì, ho capito. Cosa stai martellando? Non sono molto brava. Poi dopo li andiamo a vedere dopo. Ci sarà da fare molto qua. Vabbè, dai, visitiamola. Lì ci sono due armadietti. Oh, bene, quello che ci serviva. Ci serviva a noi. Un po' di... Ah, uno scontro diretto. Te lo ricordi lo scontro? Sì, dai, te lo ricordi lo scontro. Sì. Ne abbiamo fatti due di sconti, Giulia, non fare quella faccia lì come per dire. Vai. Sei tutti noi. Devi metterli in riga. Ho sbagliato È già. uguale. No, no, vai, vai. Hai tutto il tempo che vuoi. Boh. Adesso il bonus attacco, così puoi attaccare due volte. Prima scarpe. Ti ricordo di schiacciare A tutte le volte che colpisci in testa. Bene, dai, uno. E Poteva andare meglio. martello. Martello. Anche lì, quando finisce il caricamento del martello, schiacci A. Adesso. Brava. Ti ricordi come si combatte, no? Adesso. Bene, Io ci facciamo. vado. Ciao ciao. Ciao a tutti. No, ma perché cazzo fai? Ho sbagliato perché mi sono girata. Dà fastidio, dà fastidio alla bambina. Ma va. Ho detto che cazzo fai in una maniera proprio maleducata. Tranquillo, intanto lo dici sempre. No, non è vero.
E a parte che volevo essere, in verità volevo dire che cavolo fai per far ridere, ma è uscito un che cazzo fai da arrabbiato. Non Figlio di era buona donna. la mia intenzione, sinceramente, giuro. No, quello ti dà pochi coriandoli. Aspetta, controlla meglio, scusami, vicino al divano. Non si sa mai, perché sappiamo in questo gioco qui. C'è niente. Visto che c'era un po' di... niente. Lì c'è un Todd. Controlla, sbatti il martello. Qui bisogna saltare, mi sa. Ma secondo me non ci arrivi di là, però. Prova, No. prova. Interessante. Forse devo parlare con Forse, boh, dobbiamo trovare il modo di saltare di là. Di andare sopra di là. Prova, salta. Perché vedi che lì c'è una porta. Almeno prendi la moneta. No, lei ti dice probabilmente informazioni solo per la missione principale. Salta, prendi la moneta almeno. Dovresti riuscire a prenderla in teoria. No, più in là. La moneta la vedo che è molto verso di là. Infatti. No, è verso di là. Ecco. Ma no, pensavo di potermi attaccare al lampadario. Le sedie non le posso spostare. No. Prendi la monetina. No. O forse da qui? Non niente, ci ho provato. Prendi la monetina. Tina. È molto spostata verso verso di là. E invece no. Vabbè, fa lo stesso, poi cerchiamo di trovare un'altra. Prova a prenderla, ma se no fa lo stesso. Boh. Ma però hai visto che... scusami. Non era così infattibile. E invece no, no, non ci No. arrivi. E come cavolo si farà? Si sbloccherà qualcosa quando... Dici? Eh sì. Effettivamente, boh. Dai, mancano tutti quanti a casa loro. Cosa devi sbloccare? Dalla ringhiera? Ah, Ci ho provato anch'io no, non dall'altra proprio, parte. non proprio. Lo so, però è diverso qua. No, non si riesce. No. E niente. Andiamo allora. Però strano. Strano, niente. Tieni. No, Beh, avanti tu. no, vai avanti tu. Ho sbagliato tasto. Volevo vedere se c'era la possibilità di mettere. Siccome sto giocando a un gioco che nella mappa. Niente. Sto giocando a un gioco che nella mappa puoi mettere tutti dove vedi i tesori, quelle cose lì che non riesci a prendere. Per poi tornare indietro in un secondo momento. Pensavo che si potesse fare anche qua. Ok, allora. Andiamo a destra. Sì, Oppure si passa per quel da ma infatti adesso poi ci guardiamo. fuori. Dico Passa giù a destra. Oh, io puoi passare. Devi passare a destra. Sì, che secondo me ci sarà da entrare da quella porta lì che infatti, ci però porta da lì non ci direttamente. passi. Devi passare andare a destra. Vedi che c'è il puntile. Ci sarà da fare qualcosa qua o boh. Controlliamo. No, niente. Per adesso lascia stare, allora. Poi ci guarderemo. Chiedere martellate a caso lì. Vedi che c'è dentro? Parla. Fai piano, per favore. Mi sto nascondendo qui finché quei cosi non se ne vanno. Se vuoi già che ci sono, ti posso vendere qualcosa. Eccoti un piccolo assaggio, al primo giro la offro alla casa, tanto non è mica mio questo posto. Mio questo posto. Aumenta la velocità della corsa per un breve periodo. Vai giù. Diminuisce.
aumenta. No. Se faccio quello e salto. Prova. Vai, corri. Grazie, ma ora va via. Corri, corri, corri. Corri. Non, 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 non. Non incartapecorirti, Giulia, non incartapecorirti. È già sparito. È sparito. E niente, non è questo il modo. Amen, Giulia, amen. Sono rimasto malissimo. Salva, va. Stai tornando indietro, però io volevo andare a vedere di sopra. Che. Vai a vedere di sopra. A destra. Non abbiamo mica finito qua. Vado dal fungone. Eh sì. Devi riuscire a beccarlo dietro. Dietro, martellalo dietro. E adesso continuo a colpirlo. Colpiscilo. Però devi, non devi farti vedere, devi scappare. Ecco, colpiscilo. Via, 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 via. Niente, secondo me facciamo una brutta fine, Giulio. Colpiscilo dietro. Che cosa stai facendo? Ok. Mi ha recuperato un po' di vita. Facciamo salvino. Salvini. Secondo me, ti serve per saltare lì il ponte. Quindi è un'altra strada per arrivare al castello. Avere la velocità. Funivia per il Monte Belvedere. Addirittura. Sarà chiusa, immagino. Funivia non è arrivata. Siamo a corto di biscotti e il morale è a terra. Serve aiuto i biscotti. Aspetta, controlla i vasi di fiori che tu c'hai. C'è questa abilità dei vasi di fiori. Ti dà delle martellate di fiori, vediamo cosa succede. No, No. niente. Saltaci sotto. Altro niente. Allora, qui c'è una fontana vuota. Prova a entrarci dentro un attimo, scusami. Infatti, niente di che, ma boh. Ce la fai? Non è difficile, Luca. Secondo me ce la puoi fare. Basta che schivi prima. No, non devi andare. Devi aspettare che carichi e poi devi attaccarlo. No, spostati. No, due colpi non li fai mai. Una porta. Cos'è questo qui? Un. Sembra un magazzino portuale. Bisognerà portarci qualcosa per salire in alto, immagino. Lo scatolone. Saltaci sopra e tiralo fuori. Ah, meno male che non sei uno di quei terribili tizi tutti piegati. Parlaci. Cosa sono questi tizi piegati poi? Da quando li ho visti che mi sono nascosto qui? Butta giù quella cassa di legno. Ok. Fatto sta che qui, anche qui c'è bisogno di un salto più alto. Non riesci a saltarci su? Controlla bene in giro. Dai una martellata lì. No, allo scaffale.
Stallo, la divina martellata. Niente, probabilmente avremo bisogno forse di un martello più potente. Niente. Ricordiamoci di tutti sti posti però. Ok, ci sono. Borgo Todd. Qui non si poteva entrare. Niente, andiamo a vedere. No, infatti. Andiamo a vedere il museo. E il fatto che non abbiamo le abilità necessarie per prendere certe cose. Poi dobbiamo ricordarci. Un mondo, un tubo, un'installazione d'arte funzionale e funzionante. Un'apoteosi idraulica. Il problema è non potremo fare il 100%. Vai a controllare, cioè almeno nel gameplay non penso che funzionante. Ah, c'è scritto funzionante? L'hai letto prima? Wow, guarda quanti tubi, scommetto che non hai mai visto niente del genere. Oh mio Dio. Sì, sono tutti tutto per teletrasporto con il punto di domanda. Boh, fai uno? Ti porterà. No. No, aspetta un attimo, no. Esci. Esci un secondo. Prima guardiamo tutto il museo. Vediamo dove ci portano ste robe, che non vorrei mai che ci portasse in culo al mondo. Il supermarino, l'antico sottomarino del leggendario capitano T. Hod. Potrebbe essere tutto chiuso. Audioteca, controlla sopra. Specie di diario questo qua sarà? Probabile, sala di tesori, sono quelli due che abbiamo trovato. E però non si apre. Niente. Nada. Pinacoteca. Boh, basta, usciamo. Allora andiamo a vedere la roba lì dei tubi, ma non credo che ci possa portare tanto distante da dove. Uno. Ah, ok, no, sono tutti chiusi. È inutile stare qui a provare, sono tutti dei teletrasporti veloci questi qua. Che ci permettono di tornare. Ci permettono di tornare a casa. Dovremo aprirli poi andando avanti nell'avventura. Capito? Quindi andiamo via. Poi al posto dei punti di domanda compariranno i nomi dei posti. E boh. Ok, usciamo dal museo, che è stato per ora praticamente inutile. Ah. Sul serio un quadro completamente bianco, a volte l'arte non la capisco proprio. Ah, così? Te lo fa vedere bene Giulia, bello, bene, ok, c'è un altro l'altra parte. Boh, andiamo. Però uno che si guarda con l'altro. Ma sì, ci sarà qualcosa poi da fare.
Boh, vado avanti un po' io adesso. Ci sta, no? Ok. Allora. Dunque, abbiamo due posti in cui non siamo riusciti ad andare, giusto? Qui è già controllato tutto. Cosa non hai controllato? Perché mi hai fatto segno? Quella scatola lì. L'abbiamo già presa la scatola. Ah sì? Sì. Panchina. Ok, è dura rilassarsi con i cartapestiferi. Salviamo. Allora. Niente, allora non ci resta che andare avanti, ma io sono tornato di qua perché volevo capire il modo. Entrare anche lì. E qui ci siamo stati, tra l'altro, no? No, direi di no, Giulia. Via. L'abbiamo eliminato. Ci sarà qualcosa qua? Ci sono le stelline. Monetine. Perché io spero di trovare qualcosa che ci aiuti a. Riuscire ad andare. Non sapevo. Esamina. Il festival origami sta per iniziare. Sono così emozionato che scrivo dei bigliettini per me stesso. Valigia. Sì, infatti. Si muove ma non. Sai che sono messo tutte cose che si possono spaccare magari. Forse, non vorrei dire una cazzata perché non sono utile questo gioco. Magari più avanti con un martello più potente. Come può combattere? Eh sì. Vattene, mostro di cartapesta. Ah, sei tu. No, no, questi qui non sono origami. Grazie per averci salvato. Ecco una piccola ricompensa per il disturbo. Un cuoricino. Per sicurezza ce ne staremo qui per un po'. Tipo per sempre. Buona fortuna, Mario. Vabbè, aspetta che provo a disturbare. Occupato? Sei pregato di attendere. Di attendere, di andartene. Va bene, fatto sta che non abbiamo risolto il problema del tipo timido. Che sta venendo mangiato dal coso. Dal Goomba. Ma qua? C'è un passaggio qua? Sono qui, dice sono qui. Aiuto. Sono qui, aiuto. Scusami, riprovo un secondo ad entrare in casa per vedere se si poteva fare qualcosa. Dalla finestra. Fine, Infatti, dalla finestra. non ci ho mica pensato prima. E per il fatto che ci fosse il. Anche il adesso lo salviamo. Ma va che è un'arena piccola questa qua. Ole. E ci saluta. Sapevo che saresti riuscito a sconfiggere il Goomba più grande e dal peggiore alito del mondo, Mario. Beh, c'è anche questo per andare via. Ah, nel caso avessi avuto le difficoltà, ma dai, no. Ero venuto qui perché mi avevano invitato a pranzo, ma stavo per diventare io il pranzo. Ma grazie a te, Mario, questo tipo timido rosso non è più nemmeno, ti sono debitore. Va bene, va bene. Niente, allora in teoria non ci resta che proseguire, giusto? Esatto. Ok, vieni vicino al microfono, vieni. Non ci resta che il proseguo. Hai mai tirato delle pedate ai lampioni? No. Allora, in realtà ci sono due modi per proseguire. Uno è quello delle fogne e l'altro è quello del saltare veloce dall'altra parte. Meglio le fogne, scusami. Sì, ma infatti io voglio andare a vedere le fogne anche perché sicuramente ci saranno cose
che altrimenti non trovo, ma volevo provare ad andare a vedere anche di lì, hai capito? Caffè. Ah, costa adesso il caffè Lipe. Capito? Ah, invece no. È una cazzata quello che ho detto. Una cazzatissima. Fogni, sì. Va bene, andiamo nelle fogne. Abbiamo controllato qua? No. Meno male che c'è lì, no, perché. Guarda. Ebbè. Ah, ok. Sei pronto, beh, o no? Torno un'altra volta. Interessante. A me piacciono tantissimo queste cose qui da. Queste sono le cose anche che spesso trovavi in Zelda, per dire. Questi dialoghi qui. Cose misteriose che devi fare, gli oggetti che devi trovare. Sempre bellissimo. Comunque sì, allora andiamo. Fogne. Fogne, fogne. Ti piacciono le fogne? Un bel profumo. Gente simpatica. Gente simpatica. Purtroppo lì non abbiamo la possibilità di saltare, niente. Alla fine che ci manca è solo quello, allora. Giusto? No, anche le monete nel. Sì. Esatto, lì. Ci siamo capiti. Ah, dimenticavo, per aggiungere le fogne servirà uno speciale uncino apritombini. L'ho prestato a un mio amico, è un tipo timido rosso come me, anche se io sono leggermente più bello. dobbiamo trovarlo, è il tipo timido rosso. Beh, ce ne sono diversi, quello che abbiamo salvato in primis, quello là. Prova ad andare indietro un attimo. Riesci a saltare su quella antenna lì, sulla sinistra? Dove? Sinistra, lì. No. No, troppo alto. Allora, il tipo timido rosso abbiamo lui, che potrebbe averlo. I terribili Goomba giganti? No. Ah, oh, pensavo che fosse un tipo rosso. Ah, è vero, che coglione, che è uno Snift. Non è un tipo timido rosso. Allora il tipo timido rosso che abbiamo salvato potrebbe essere. Che probabilmente faceva parte anche della. L'abbiamo preso quello, sì. Probabilmente bisognava salvarlo per forza per avere l'apritombini. Quindi andiamo da lui. Giusto? Cancellino però non è aperto, quindi tornare dentro. Ne puoi usare la porta adesso. Sì, per forza. È venuto qui perché stavo diventando il pranzo. È lui, sì. Mi assomigli molto a un altro timido rosso che abbiamo incontrato prima. Sei un po' meno bello però, senza offese. Quindi tu devi avere lo strumento che serve per aprire il tombino e accedere alle fogne, giusto? Non ho ben capito la tua allusione al mio aspetto. Ma ad ogni modo non ho con me l'uncino che cerchi. Vai a dare un'occhiata nell'edificio di mattoni rossi al porto. L'ho lasciato là, ok. Quindi c'entra lì anche quello. Ah, grazie, andiamo a dare un'occhiata a Mario. Andiamo. Andiamo, Giulina. Vieni, vieni. Vieni vicino. È molto sonno stasera? Salvino tattico. Allora, vicino al porto, la strada era questa qua, giusto? Eccolo lì. Poi tu qui hai controllato bene, giusto? Non c'era niente, poi. Che mi ha detto, sarò al Monte Autunno finché non cambia il vento, a dopo. Comandante Todd. Qui non c'è un cazzo, niente, ok. Allora, vediamo un po'. Magazzino Portuel. Lui Sta allora. ancora, esatto.
Ma non è che non siano quei terribili tizi tutti piegati. Pensi che ci sia qualcosa lì dentro? Potrebbe in effetti. Quei tizi tutti spigolosi hanno trafficato qui per un bel pezzo. Con quel martello ho riscosso tutto. Sbaglio, quelle scatole si sono mosse. Ah, ok, bisognava farle cadere. Ma secondo me... Ah, visto. Da che parte però? Tirare in giù. Non so da che parte. Ok. Ok. Sono imbecillito comunque. Si potrà spostare questo? E allora qua? Magari così, eh. Sì. No, non si muove nulla. No, è vero, non si muove nulla. Mannaia. Niente, peccato, peccato, peccato. Vediamo cosa mi dice lui. Se trovi qualcosa da sgranocchiare, porta qualcosa anche a me. Insegno l'amicizia, dai. Amicizia. Allora, qui abbiamo i Goomba che adesso combatteremo. Qui anche qua non si può salire, però. Battaglia ondate. Sono due, quindi... Uno l'abbiamo schiacciato però, esatto. Beh, molto semplice questo. Addirittura bonus attacco, ma non mi serve neanche perché... Boh, è andato. Ah no, c'è l'altra ondata, è vero, perché no? Semplicemente... No, sono due volte le scarpe. Due volte le scarpe? Sì. Per forza. E perché non potevo... O c'era il modo di spostarli? No, c'era il modo di spostarli in gruppo. Non ci ricordavamo come si fa. C'era il modo di spostarli in gruppo, Giulia. Non ci siamo dimenticati di come si fa. Dovevamo schiacciare un altro tasto, hai capito? Perché vedi c'è scegli nemico, scegli azione. Vedi così dovevamo fare. Devi schiacciare giù, non mi ricordavo più io. È stato un errore mio. Ok, bonus battaglia. Mi ha fatto un po' cagare perché mi ha sbagliato, ma vabbè. Allora, questo qui ci sarà da far cadere un altro. Non ha quelle ruote. Sì, no, infatti sto controllando però. Quello con le ruote probabilmente servirà. Ok, E il gancio è quello lì in alto. spero che si possa portare anche nell'altra stanza sta fare qui. Molto bene. Qua non si apre. Dobbiamo ritornare qua. Eccolo lì. Abbiamo preso il fungo e abbiamo preso anche l'uncino apri tombini. Uncino per entrare nel sotterraneo, graffiti e Borgo Todd. E tuttavia questo qui non si potrà portare di là. Dici Non penso. no, eh? No, perché non si può girare. Niente. Squali dice probabilmente la stessa cosa. Esatto. Niente. Che ci sia da entrare dalla finestra? No, non penso dalla finestra. Vabbè, niente. Adesso poi tra un po' finiamo anche... Appena arriviamo nei sotterranei finirà il gameplay. Allora, ok,
È in alto, poi boh, chi lo sa. Se faccio servizio anche da attaccarsi da qualche parte, no. Un uncino per entrare nei sotterranei. Eccolo qua. E boh. Salva automaticamente. Ah, che buio qui. Chissà cosa ci trovano di speciale in posti come questo. Puoi accendere la luce, Mario, se no qui non sappiamo dove mettere i piedi. I tuoi piedi, intendo. La luce Sarà il pulsante rosso. bello. Allora, c'è un Todd. Guarda, c'è qualcuno. C'è qualcuno? Evviva, sono salvo! Oh Mario, mi sono dovuto rifugiare qui sotto per sfuggire da quegli orribili soldati origami. Chiedo venia, lascia che mi presenti, sono il direttore del museo Champignon di Borgo Todd. È lui allora. Di Borgo Taro. Possiamo, sì, possiamo vantare sempre quei posti, tu. Possiamo vantare una magnifica collezione di oggetti. Vieni qua. Musiche, tesori, origami e altri meravigliosi reperti. Siamo riusciti ad acquisire anche il leggendario supermarino, che ci crediate o no, l'abbiamo visto. Spero che visitiate il nostro museo al più presto, siamo aperti, nonostante la recente ondata di crimine origamizzato. Hai capito, origamizzato. Museo Champignon Supermarino. Sto cercando di concentrarmi su queste parole per non visualizzare più la faccia di quel Todd. Stava a un centimetro di distanza e continuava ad avvicinarsi. Come si fa a concentrarsi sulle parole in una situazione del genere? Come quelli che ti toccano quando parlano, sempre che stanno un centimetro. Ma pensiamo alle cose importanti. Vuoi tornare a Borgo Todd e dare un'occhiata a questo museo? O dare un'occhiata a questo museo? Non lo so, io farei così. Andiamo a controllare il museo. Controlliamo il museo, che magari ci dà delle nuove features. Poi torniamo qui, salviamo e facciamo un altro gameplay, ok? Giusto? Ci sta, no? Come idea? Ti va? Bene, andiamo a vedere questo museum. MS. Un museo. Un bel museo. Poi ci prendiamo una pausina che beviamo qualcosa, che ho sete anch'io, che ci sono Queste 30 cose non interessano a nessuno. 30.000 gradi, ci sono. No, ho sbagliato. Dove cazzo sto andando? Tu, Giulia, non mi fermi? Ho sbagliato. Di qua, no? Non ho più il senso di orientamento di una volta. Vediamo un po' se ci dice qualcosa. Ah, Mario, benvenuto. Questa è la tua prima visita al museo. No, mi hanno già visitato. In tal caso, No. lascia che ti faccia brevemente la guida. Ma Qui guarda. esponiamo pezzi raccolti durante le tue peregrinazioni, successivamente collocati nelle nostre sale. La Giulia ci aveva visto a lungo. Hai visto la Giulia? La Giulia ha detto anche mangia unghia. Ho già Invece. menzionato. Tutti sbavati. Ho già menzionato il fatto che gli oggetti di queste sale provengono esclusivamente da questa tua avventura, giusto? È ciò che rende unica la nostra istituzione. Nessun altro museo può fregiarsi di questo vanto, giusto? Oh, a proposito di unicità. Al momento le nostre sale sono vuote, tranne che per un unico splendido pezzo. E qui ora vorrei parlare. È il Super Marino. Il sottomarino che nelle antiche cronache si racconta appartenesse al mitico capitano T. Hood. Prima di congedarmi, lascia che ti dica che saremo orgogliosi di esporre al pubblico qualsiasi trofeo tu ottenga la tua avventura. Mi occuperò personalmente di tirare a luce ogni singolo pezzo da te donato ogni qualvolta tu venga a farci visita. Ti assicuro che nessun altro museo saprebbe garantirti altrettanto. Ebbene, con questo è davvero tutto. Ti auguro buona fortuna. Beh, parliamoci già, vediamo se. Ah, Mario, abbiamo esposto dei pezzi nuovi. Prego, mirali pure con comodo. Immagino che adesso le sale saranno aperte, giusto? Sì, facciamo una visita allora. Abbiamo. Caro visitatore, benvenuto nella nostra fantastica pinacoteca. Sono
potrai ammirare una serie di immagini artistiche tratte dalle regioni che hai esplorato. All'aumentare i tuoi punti TOD potrai sbloccare una a una delle nuove opere d'arte. E vuoi sapere come aumentare i tuoi punti TOD? Semplice, salva più TOD che puoi. Per vedere in qualsiasi momento quanti punti hai racimolato, apri il menu e seleziona la pagina info. Dai pure un'occhiata alle nostre opere d'arte e continua a salvare i TOD che vedi. Ah beh, sì, dai, sblocchiamo. Boh, basta. Basta. Ok. Quindi questa è la zona proprio trofei, dove in teoria per completare al 100% il gioco devi avere tutte le cose qui. Le cose che Questa è una abbiamo. mostra speciale che abbiamo il piacere di presentare qui al Museo Champignon. Niente può di meno che una raccolta di magnifici e bizzarri TOD origami. Più esemplari salverai là fuori, più ne appariranno qui nella nostra collezione. Ti invito ad ammirare la nostra magnifica selezione. Prendi tutto il tempo che vuoi. Cicala. Tipico suono facendo vibrare le ali. Fiore. Perché odore di fungo però? Ah, addirittura, no, bestia sulla prima pagina. Ok, va bene, va bene, va bene. Anche qui ci sono tutte le altre sale, immagino che saranno così. Se c'è la... c'era l'auditorium, tipo. Mi ricordo. Capita anche voi di raccogliere così tanti oggetti che iniziavano a perdere nel conto. Ebbene, il Museo Champignon è qui per aiutarvi. Possiamo conservare gratis i vostri tesori da collezione. Potete vedere tutto ciò che avete raccolto e scoprire come sbloccare altri tesori. I collezionisti più rigorosi potrebbero anche ottenere uno o due trofei per la loro abnegazione. Continuate a raccogliere tesori, poi tornate qui per ammirare orgogliosamente le vostre collezioni. Ok, uno di 60. Ci manca quello in mezzo che dal bosco bisbiglio non abbiamo trovato. Incredibile. Scubisbiglio è maledetto. Cioè non abbiamo trovato un cazzo nel bosco Scubisbiglio. Qui è il bestiario. Con gran piacere che presentiamo una delle collezioni che danno maggior lustro al nostro museo. È la galleria dei personaggi origami. Vi troverai gli origami incontrati nel corso della tua avventura. Una volta sconfitto un soldato origami in battaglia, noi conserviamo qui un suo esemplare per riposta. Speriamo che ammirerai queste creature magnifiche per una volta senza dover temere per la tua incolumità. Va bene. E c'è il suo nome. Ah no. Secondo me ci sono i boss anche. Ok. Va bene, va bene. Poi c'è l'ultima stanzetta, che è, se non mi sbaglio, era proprio quella audioteca, infatti, qui c'era musica. Qui c'era musica, esatto. Che ti dice? Caro visitatore, benvenuto nella nostra fantastica biblioteca. Qui potrai ascoltare tutti i brani musicali che hai incontrato finora nella tua avventura. Naturalmente, proseguendo la tua esplorazione, la tua collezione di brani aumenterà. Nello specifico, una volta riparati tutti gli strappi strambi di una certa area, ne sbloccherai i suoni. Apri la mappa nel menu di gioco e guarda la tua percentuale di strappi strambi. Di solito ci auguriamo che in questo modo sarai incentivato ad aggiustare più strappi strambi. Nel frattempo, dai un'ascoltata alle fantastiche registrazioni che hai sbloccato finora. Ok, tante. Agriturismo Todd. Era mica quale l'altro parlanti questo. Sì. Penso di sì. Va bene. Allora ce ne andiamo. Salutiamo un nostro amico. Ah, Mario, abbiamo esposto i pezzi nuovi. Ok. Boh. Allora adesso andiamo all'entrata delle fogne e finiamo il gameplay, giusto? Ci sta, no? Perché è passato 50 minuti. E via. Corri Mario laggiù. Ok, molto bene. Grazie mille per essere passati. Io e la Giulia, Lino e Giulia vi salutano. Lino e Giulia insieme a... Ci salviamo qua in questa, davanti a questa scena e noi facciamo Mario. Fai il terzo in Grazie mezzo. mille per essere passati e ci vediamo presto da Franca e Belli Dentro.
Lino e Giulia, Coop, che non è Coop, ma buonanotte a tutti e mettete mi piace se il video vi è piaciuto e non mettete niente se non vi è piaciuto. Grazie a tutti.